Ok, buongiorno, benvenuti alla lezione numero 36. Oggi la lezione sarà divisa in due parti, quindi anche due registrazioni. In una prima parte finiremo l'implementazione che abbiamo iniziato ieri per quanto riguarda il Minimax tradizionale, diciamo, con tecnica del taglio per il tris. Nella seconda parte invece discuteremo la potatura alfa beta, che è una variante del Minimax abbastanza complessa da comprendere, quindi ci prenderà un po' di tempo. Però ci consentirà di usare Minimax anche per giochi più complessi del tris, come per esempio il tris generalizzato, il K-tris, ovvero giochi che, data la loro complessità, se affrontati con un Minimax tradizionale, richiederebbero un taglio molto poco profondo. E quindi un giocatore artificiale che gioca con un taglio pari a 2, per esempio, è un giocatore artificiale molto debole che vede soltanto le prossime due mosse possibili nello scenario dell'albero di gioco. Quindi l'interesse è sempre quello di utilizzare una profondità più alta possibile. Questo da cosa dipende? Dipende dal computer che abbiamo a disposizione, dipende dal gioco, dalla complessità del gioco a disposizione, ma dipende anche dalle tecniche che utilizziamo. Quindi più sono sofisticate le tecniche che utilizziamo, e queste tecniche, le sofisticazioni non servono per rendere la vita difficile, ma servono per risparmiare dei calcoli. Quindi più calcoli risparmiamo, chiaramente più possiamo spingerci in profondità e quindi battere, per esempio, il campione mondiale di scacchi, che non può andare oltre i 5 livelli di profondità. Quindi, per esempio, impostare un livello a 7 è garanzia, penso, anche nel tris, di battere anche un campione. Ecco, è difficilmente un essere umano, non solo per gli scacchi, ma difficilmente un essere umano riesce a esplorare più di 5 possibili livelli nell'albero di un gioco mentale che si può costruire. Quindi il nostro scopo è quello di rendere la vita difficile al giocatore umano, se non impossibile, e ieri abbiamo iniziato a implementare il nostro Max Val. Vi ricordo dove stiamo: stiamo dentro una classe che ha due responsabilità: la responsabilità di gestire la logica del gioco, stiamo parlando del tris, e quindi gestire una matrice di 3x3 caratteri dove c'è lo spazio per indicare il vuoto, X e croce o pallino per indicare la presenza di X è il giocatore artificiale, il pallino è il giocatore umano, ma questa cosa è settabile tramite delle costanti globali. E ieri abbiamo fatto un lungo discorso dicendo che per modellare le caselle libere ci conviene usare una lista di interi che sono degli indici, quindi sono degli indici a una dimensione, nonostante la matrice sia a due dimensioni, ma abbiamo visto la regola per fare la conversione dall'indice poi alla matrice bidimensionale. È importante, ieri abbiamo discusso, avere a disposizione le funzioni di utilità, di valutazione che sono la base del minimax, ovvero l'utilità è la funzione che ci dice quanto vale lo stato finale di un gioco, una foglia, quindi una vittoria, una sconfitta, una patta. La funzione di valutazione invece ci dice quanto ci stima la probabilità di vittoria o di sconfitta in un determinato stato non finale del gioco. Quindi, per intenderci, la funzione di utilità noi la usiamo quando arriviamo. Ci accorgiamo che arriviamo ad un nodo foglia, cioè uno stato finale. Come ce ne accorgiamo? Beh, ce ne accorgiamo perché abbiamo una funzione di utilità che ci dice se il gioco è finito oppure no. Quindi nel nostro Max Valla avremo una cosa, sicuramente inizieremo con: ma se il gioco è finito, allora il valore dello stato del gioco in questo momento è quello dell'utilità, quindi la vittoria o la sconfitta. Abbiamo moltiplicato l'utilità per una profondità che ci portiamo appresso, un parametro che ci portiamo appresso nella nostra esplorazione dell'albero, che scende mentre noi scendiamo nell'albero. Questo parametro, questo valore decresce. Quindi la nostra utilità verrà moltiplicata per un valore che è tanto più piccolo quanto più in profondità siamo arrivati nell'albero. Questo significa che se una vittoria invece avviene nei livelli alti dell'albero, viene moltiplicata per un valore più alto. E quindi quando alla fine, per esempio, il Max dovrà decidere ma quale strada faccio, quale mossa scelgo,
dovrà scegliere la mossa migliore, cioè quella che dà un valore più elevato. Beh, in questo caso abbiamo tutti i valori della stessa magnitudine, 1, però in generale, soprattutto se usiamo un approccio come quello che abbiamo appena visto, potremmo avere che da una parte abbiamo una vittoria possibile prematura, quindi molto anticipata nel gioco, che vale più di una vittoria invece più in profondità. E quindi stiamo spingendo il giocatore artificiale a vincere subito. Quindi vogliamo fare un giocatore artificiale non solo forte, ma diciamo anche che scopre tutte le sue carte, insomma, subito va a fare le mosse che lo condurranno alla vittoria nel più breve tempo possibile. Viceversa, se non facciamo questo, avremo un algoritmo che non preferisce vincere subito piuttosto che vincere dopo. Pertanto potrebbe capitare, lo vedremo anche soprattutto nel prossimo gioco, questo è troppo semplice, potrebbe capitare che l'essere umano che gioca abbia l'illusione che il giocatore artificiale stia un po' facendo delle mosse a caso, perché non capisce dove vuole arrivare questo giocatore artificiale. Non sta giocando in maniera intelligente, però alla fine dà un colpo di grazia e vince. Quindi questo è un giocatore artificiale che non vince nel più breve tempo possibile, potrebbe essere ancora più forte, ma non mostra tutte le sue carte, perché magari vuole far durare la partita un po' di più, vuole regalare al giocatore umano l'illusione di potersela giocare, ma in realtà alla fine vincerà comunque il giocatore artificiale. Perché? Perché il Minimax, ragazzi, ripeto, è un algoritmo ottimo. Che significa che per D che tende all'infinito, che significa D tende all'infinito, se non facessimo dei tagli, il minimax sarebbe imbattibile. Proprio non c'è un modo per batterlo. Pure il giocatore umano più intelligente del mondo, il cyborg del futuro, non lo potranno battere. A meno che, se usiamo la tecnica del taglio, facciamo giocare il nostro giocatore artificiale con un altro giocatore artificiale che ha un taglio più profondo. Oppure utilizza delle funzioni di valutazione un po' più sofisticate, ed è il caso per esempio degli scacchi, in cui io ho provato a implementare un giocatore di scacchi che batte gli umani, ma se gioca contro Stockfish, che invece è lo stato dell'arte per quanto riguarda i giocatori artificiali di scacchi basati su Minimax, beh, quel gioco usa delle funzioni di valutazione molto più sofisticate. Quindi la bontà di un giocatore artificiale cosa la fanno? La fanno sicuramente gli algoritmi, e il Minimax è usato sempre tranne che nel deep learning. Quindi ci sono praticamente due famiglie di giocatori artificiali: quelli basati proprio sul deep learning, che è una tecnica molto recente, devo dire, insomma, stiamo parlando di cose degli ultimi 5 anni che noi spieghiamo e sperimentiamo la magistrale, e poi ci sono le tecniche come Minimax che si usano comunque da decine di anni, sono molto valide perché non sempre il deep learning, almeno più andiamo avanti nel tempo, più questa affermazione si indebolisce. Però ancora ci sono degli ambiti dove il deep learning non riesce a dire la sua, ancora per poco. Quindi il Minimax è comunque tradizionalmente la scelta migliore per implementare un giocatore artificiale. Quindi nei vostri progetti, chi fa Backgammon probabilmente utilizzerà una variante di Minimax, e chi fa Bejeweled del 2048, poi vi spiego perché il Minimax non è che non è una scelta buona, è che è difficile implementarlo. In particolare le funzioni di valutazione, mi viene in mente nel 2048, se avete esperienza di gioco, come fate a dire che un determinato stato del gioco è buono, è favorevole, è probabilità di vittoria? In base a cosa voi, guardando le caselle, dite che quello è uno stato che promette bene? Perché ci sono tante caselle dello stesso valore vicine, e quindi posso fonderle? Sì, però formalizzando questa cosa vi accorgereste, ci accorgeremmo che è difficile dare un valore di probabilità di vittoria. Quindi nei casi in cui non riesco a dare una funzione di valutazione, o ci riesco ma comunque non funziona bene, poi vedremo che si usa un altro approccio ancora, che è l'approccio di Monte Carlo. È un approccio praticamente empirico, lo vedremo più in là. Quindi le tre famiglie di approcci per implementare le intelligenze artificiali, e stiamo parlando comunque di giochi di scacchiera, giochi di griglia, giochi con delle regole fissate, non stiamo parlando di, che ne so, di Grand Theft Auto, ok? Anche se pure in quel caso si possono implementare delle intelligenze artificiali, soprattutto basate sul deep learning. Quindi le tre famiglie sono deep learning, chi è interessato lo vedremo alla magistrale, e Minimax e Monte Carlo. Questi sono
i tre approcci più utilizzati. Noi vediamo Minimax e Monte Carlo in queste lezioni, mentre, come dicevo, il deep learning meriterebbe praticamente un corso a parte, in effetti è così, per poterlo comprendere a fondo. Bene, quindi torniamo nel nostro codice, dopo aver fatto questo cappello, e andiamo a vedere cosa stiamo facendo. Quindi dobbiamo implementare il max val, cioè la funzione che dal punto di vista di max deve selezionare la mossa migliore, o meglio, capire qual è il valore della mossa migliore, quindi deve massimizzare i valori dei suoi figli, ma siccome i suoi figli sono dei min, sono giocatore avversario, i suoi figli dovranno minimizzare il valore dei loro figli e così via. Quindi max chiede il valore dei figli, ma i figli sono min. Quindi il min chiede i valori ai figli, ma i figli sono max, e quindi max massimizzerà, min minimizzerà. Quindi il nostro max val è il giocatore artificiale. O meglio, diciamo la verità, noi non è detto che assegniamo per forza il giocatore artificiale a max o a min, anzi noi potremmo dire che max è un giocatore artificiale e min è l'altro giocatore artificiale. Possiamo anche fare due giocatori artificiali che giocano a vicenda, giocano tra di loro. Oppure noi umani potrebbero essere il min. Oppure noi umani potrebbero essere Max. Quando è che noi siamo Max? Quando è che noi siamo quello che prende la decisione? Per esempio, nei giochi in cui c'è il suggeritore, non so se vi è mai capitato, a me sì, ma penso anche a voi, che quando voi dovete muovere negli scacchi, nel Bejeweled, nel 2048, non so se c'è questa funzionalità, ma ci dovrebbe essere un tasto suggerisci la prossima mossa, anche nel solitario c'è, cioè una cosa del genere. Ebbene, il suggerisci non è altro che il tentativo di giocare in maniera artificiale, quindi con l'intelligenza artificiale, al posto dell'umano. Quindi in un colpo solo ci siamo fatti non solo l'intelligenza artificiale, ma anche la funzione di suggerimento. Quindi chi è Max e chi è Min è arbitrario, siamo noi che decidiamo chi sono. Umano, artificiale, entrambi artificiali, entrambi umani con i suggeritori? Perché no, non è assolutamente un vincolo. Quello che però dobbiamo fare è implementare bene questa funzione. Quindi MaxVal si chiede se la partita è finita e se è finita restituisce l'utilità propriamente pesata. La stessa cosa fa MinVal, non c'è alcuna differenza. MaxVal poi si chiede se per caso abbiamo raggiunto la profondità massima, perché questo è un algoritmo che non riesce, o meglio, probabilmente nel triste riuscirebbe, anzi riuscirà ad andare fino in fondo, ma nei giochi complessi non riesce ad andare fino agli stati terminali del gioco più profondi. Pertanto ci dobbiamo fermare ad una certa profondità, che dicevamo l'altra volta, se è un numero dispari stiamo avvantaggiando, no, è pessimistico, se è pari è ottimistico, comunque è una profondità massima. Siccome noi questa profondità la diminuiamo, quindi partiamo da un valore, che ne so, 5, e ogni volta che scendiamo, diciamo 4, 3, 2, 1, quando arriviamo a 0 significa che dobbiamo fermarci. Fermarci significa che se siamo arrivati qui, significa che il gioco comunque non è finito, quindi questo non è uno stato terminale, è uno stato intermedio. Però dobbiamo fermarci. Se dobbiamo fermarci, allora dobbiamo chiedere alla funzione di valutazione di stimarci le probabilità di vittoria, diciamo le probabilità di vittoria per noi dal punto di vista di Max deve essere qualcosa di positivo, se invece siamo dal punto di vista di Min, questo sarà un valore negativo nel caso Min abbia un vantaggio e questo va ancora bene. Ripeto, le ipotesi di lavoro sono che le funzioni di utilità e di valutazione restituiscono valori positivi per Max, per il giocatore massimizzante, e negativi per il giocatore minimizzante. Cioè, positivo è un vantaggio per il giocatore massimizzante, negativo è un vantaggio per il giocatore minimizzante. Poi, noi che siamo Max, dobbiamo fare il massimo tra i nostri figli, cioè dobbiamo calcolare qual è l'utilità massima tra tutte le possibili mosse che abbiamo a disposizione. Una volta che noi la calcoliamo, la dovremo poi restituire. Questo è lo scopo. Lo scopo è restituire, quindi propagare verso sopra, il valore dell'utilità, il valore della mossa migliore che possiamo fare noi che siamo Max. Noi che siamo Max, proviamo tutte le mosse. Facciamo la mossa, quindi rimuoviamo la casella libera dalla lista di caselle, facciamo la mossa, quindi mettiamo nella scacchiera il pezzo, che in questo caso è il pezzo dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo deciso preventivamente che Max è
è il giocatore artificiale. Valutiamo la mossa. Come si valuta la mossa? Bisogna massimizzare, appunto, calcolare il massimo di tutti i figli. Ma i figli sono dei min, sono a livello del min del giocatore avversario, quindi il valore dei figli ce lo potrà dire soltanto min val, con d meno 1 perché ci stiamo spostando di un livello in basso. Poi dobbiamo tornare indietro, dobbiamo, dicevamo ieri, un approccio per implementare l'albero di gioco e non implementarlo, cioè evitare di replicare le matrici di gioco per ogni livello, ma simulare le partite direttamente sulla matrice, l'unica matrice di gioco, che è quella che usa la logica del gioco, il motore logico. Quindi stiamo praticamente prendendo in prestito il motore logico del gioco per fare delle simulazioni, anziché fare delle copie che sarebbero un po' troppo onerose per i nostri scopi. Ok, fare l'undo della mossa. Quindi è una strategia per fare queste simulazioni. Faccio una mossa, faccio le mie valutazioni e poi faccio l'undo di quella mossa. Perché faccio l'undo di quella mossa? Perché io devo considerare le mosse, tutte le mosse possibili da questo stato. Quindi se io faccio questa mossa, in questo caso devo mettere la crocetta qui e poi fare tutte le considerazioni, poi quando valuto il prossimo figlio, la crocetta da qui la devo togliere e metterla in un altro punto. Ecco che significa fare l'undo. Quindi l'undo lo faccio rimettendo la casella libera tra quelle libere, ma devo anche ricordarmi di mettere lo spazio nella casella del gioco, del motore di gioco, altrimenti questo non è un undo, rimarrebbe comunque lì una occupazione. Quindi vedete come speculare, fai la mossa significa rimuovere la casella e fare la mossa davvero nella scacchiera. Fare l'undo della mossa significa rimuovere la pedina dalla scacchiera e il segno, cancellare il segno dalla scacchiera, dalla griglia, e rimettere la casella libera nella lista di caselle libere. Ora, questo codice che avete davanti, possiamo certamente specchiarlo nel min val, ma prima di farlo vorrei invitarvi ad una riflessione. C'è un errore, ve lo dico. È molto subdolo l'errore, quindi è difficile che voi ve ne accorgiate perché ci vuole comunque una certa esperienza con queste cose, con questi algoritmi di maximi, di min-max. Però vi do un vantaggio, vi do un aiuto, un suggerimento. Vorrei che lo trovaste voi questo errore. Allora, l'errore non è tanto in quello che abbiamo scritto qui, ma l'errore è, sì, è tutto, diciamo, un insieme, però il fatto che noi stiamo scorrendo una lista di celle libere, ok? E poi stiamo rimuovendo una di questi elementi da questa lista, ok? Ragazzi, io vi invito, questa è una cosa più di programmazione, proprio di fondamenti, una cosa che ha a che fare con i puntatori. La faccio breve, ve lo dico io perché è troppo, veramente questo è molto tecnica questa cosa. Allora, ragazzi, dietro questo for generalizzato è nascosta, vi dissi una volta, il fatto che stiamo usando un iteratore, cioè questa cosa è equivalente a scrivere for dammi l'iteratore della lista di interi che chiamo it pens, e questo deve essere uguale a free sales.begin, it deve essere diverso di free sales.end, it. Un iteratore, se vi ricordate, se avete memoria del corso penso di programmazione oggetti in cui avete visto gli iteratori, comunque c'è una registrazione fatta da me l'anno scorso in cui queste cose le rifaccio quasi da zero, però quest'anno ho deciso di dare più spazio appunto a queste cose, per esempio la lezione che stiamo facendo oggi. Questo è un puntatore. Che significa che è un puntatore? Che noi stiamo scorrendo una lista tramite dei puntatori. Attenzione, perché se noi rimuoviamo un elemento dalla lista, e in particolare rimuoviamo proprio l'elemento su cui noi stiamo puntando, quando poi noi andiamo a muovere il nostro puntatore al prossimo elemento nella lista, ragazzi, questa cosa,
produce un comportamento non predicibile, cioè noi stiamo usando i puntatori per scorrere un contenitore, però nel frattempo stiamo anche eliminando degli elementi da questo contenitore. Anzi, ancora peggio, stiamo eliminando degli elementi e aggiungendone degli altri. È vero che questo è lo stesso elemento, ma questo non è un array. Quindi, per la lista, dal punto di vista della lista, questo elemento che noi stiamo rimuovendo e poi lo stiamo riaggiungendo non è lo stesso, è uno nuovo. Tra l'altro verrà messo in coda. Ecco, tra l'altro verrà messo in coda. Quindi questo ciclo che cerca di scorrere questa lista con gli iteratori si trova in difficoltà perché da una parte ci sono delle eliminazioni e dall'altra parte ci sono degli inserimenti. Cioè la lista si sta modificando mentre io la sto scorrendo. E quindi no. Quali possibili soluzioni vi vengono in mente per risolvere questo problema? Magari voi dite usiamo un vector, non usiamo una lista. Non cambia niente. Perché se usiamo un vector, a parte che usare un vector significa che eliminare un elemento corrente dal vector è roba grossa, peggio ancora perché il vector, siccome è contiguo, se voi eliminate un elemento nel mezzo, sapete che fa vector? Prende tutti quelli che sono successivi e li sposta a sinistra. E poi voi lo inserite con i pushback, il vector solo il pushback c'ha. Quindi, anche lì c'è lo stesso problema di poi dover scorrere questa lista. Poi tra l'altro, guardate, io sto rimuovendo una cosa, la sto mettendo in coda e quindi se io faccio questo, siccome io sto scorrendo tutte le celle libere, probabilmente, siccome questa la sto mettendo in coda, è possibile che io questa cella libera la andrò a considerare un'altra volta e quindi spreco di risorse. Ragazzi, la faccio breve. Una possibile soluzione, magari non è la migliore, ma una possibile soluzione è di avere una copia di questa lista. Quindi una copia la uso per scorrere tutte le caselle libere, l'altra la uso per esempio, per fare effettivamente queste operazioni di rimozione e di inserimento. La domanda che però faccio a voi, questo voglio che voi mi rispondiate. Quando adesso io sto adesso per fare una copia. Quindi farò una cosa del genere, auto free sales copy uguale free sales. Questo è un operatore di assegnazione, ma in realtà siccome sono due oggetti dello stesso tipo, questo invocherà il costruttore di copia. Ora chi ha scritto la classe list c'aveva dos cocones e quindi ha fatto anche ovviamente il costruttore di copia. Quando noi facciamo delle classi, ovviamente non queste classi qui. Quando facciamo classi che modellano strutture dati, dovremmo anche implementare il costruttore di copia. Quindi questo fa una copia effettivamente profonda, si dice in questi casi, cioè questa lista qui è proprio diversa da questa, hanno gli stessi valori, ma sono due entità distinte. Ok, la copia l'ho fatta, ma la domanda è: dove devo usare questa copia? Qui? Quindi nel ciclo? Oppure nella operazione di rimozione e cancellazione. Anzi, le possibilità sono o qui nel ciclo, possibilità 1, o nelle operazioni di rimozione ed eliminazione, rimozione e inserimento, oppure dappertutto. Quale di queste tre? Queste, ragazzi, sono cose con cui voi vi scontrerete nel gioco. Anzi, però nel gioco voi non avrete una lista di celle libere, perché non è detto che il vostro gioco si presti a questo tipo di ragionamento, però si presterà comunque a questo ragionamento che stiamo facendo su considerare quello che avverrà nei successivi passi di questo algoritmo. Quindi vi spingo a fare questo ragionamento perché vi sarà utile, anche se voi non avrete il free sales, avrete qualcos'altro, dovete fare un ragionamento analogo. Quale opzione? Professore, magari faccio una copia generata all'inizio, poi lavoro sulla copia e una volta che ho lavorato sulla copia, rimetto le informazioni che ho elaborato nella copia, cioè non nella copia, nella parte originale. Non ho capito, quindi questa copia mi stai dicendo di non doverla fare qui, ma di farla proprio all'inizio, fuori da tutto, e quindi passargliela, che ne so, per riferimento, questo sta dicendo? Provo a riformulare la risposta. Allora, praticamente, se io ho questa struttura di dati e la copio completamente, lavoro sulla copia e poi una volta che ho lavorato
sulla copia dentro al ciclo for, rimetto il prodotto del mio lavoro di nuovo nella struttura dati originale. Ah, ho capito, quindi lei sta di... Ma ok, quindi lei sta dicendo di usare questo qui, giusto? E qui. Passo numero uno. Sì. E poi qui rimettere, sì, risincronizzare le due cose. Sì, esatto. Magari si può anche sincronizzare nel for direttamente alla fine di tutti i procedimenti. Ok, quindi allora devo un attimo ragionarci, quindi faccio una copia qui. Adesso questo ciclo agisce sulla cosa originale, quindi nessuno cambierà il free sales. Tra l'altro, il free sales è una variabile dell'oggetto, questo invece è una variabile locale. Manteniamo questa distinzione. Questa la vedo solo io. Io questa chiamata di questa funzione. Questa invece la vedono tutti, quelli che, tutti, in particolare le prossime chiamate del min e del max val. Quindi un ciclo su free sales e un ciclo su free sales in questo momento è uguale. Poi adesso io faccio una rimozione sulla copia. Però attenzione, perché il min val che io adesso invocherò, lui cosa vedrà? Lui non vedrà la copia, perché questa è locale, quindi la mossa che io ho rimosso, il min val non la vedrà, perché il min val può vedere soltanto questo, che è una variabile dell'oggetto, questo invece è una variabile locale. Quindi se min val non vede la rimozione della mossa, rimuovere quella cella era importante, perché significa che ormai ho occupato quella posizione della scacchiera, mentre min val non saprà che io ho occupato quella posizione della scacchiera, quindi proverà anche lui a fare quella mossa lì dove l'ha fatta l'avversario. Capito? Sì, allora in effetti quello che ho detto ha spostato il problema su un'altra parte, cioè l'ha spostato in un altro luogo, però non l'ha risolto, quindi. Io propongo, guardate che propongo. Dai. Noi facciamo così, ragioniamo quello che succede. Allora, io adesso sto facendo un ciclo, una scansione, un'iterazione su una copia delle caselle, ok? Adesso io sull'oggetto invece condiviso con tutti, con tutte le chiamate successive, faccio una rimozione, chiamo minval e poi faccio un reinserimento. Ora, il fatto che io ho rimosso la cella libera da un oggetto condiviso farà sì che anche minval vedrà effettivamente una lista più piccola, con una mossa in meno rispetto a prima. E quindi questo va bene, è giusto che minval veda che quella mossa non è più possibile, perché quella casella qualcuno l'ha occupata. Quindi va bene questo. Ora ci chiediamo però, avere una copia qui, ci risolve il problema che dicevamo prima di modificare una struttura mentre la stiamo scansionando? Beh, sì, perché in realtà questo ciclo è un ciclo su un oggetto immutabile, cioè nel momento in cui noi abbiamo fatto la copia e non lo modifichiamo più, significa che ciascuna di queste iterazioni andrà a considerare una ciascuna di quelle mosse possibili. Mai considererà una mossa più di una volta. Mai capiteranno problemi di tipo che il puntatore punta a qualcosa di non valido. Quindi questa soluzione consente di fare il ciclo così come volevamo farlo, cioè considerare una e una sola volta tutte le possibili mosse. Al contempo, però, essendo una copia, ci consente di modificare la struttura che in effetti deve essere modificata, perché le successive chiamate non possono rimettere una casa un Una croce o un pallino dove invece non ci va più. Ok? So se mi sono spiegato. Sì. Ok. Quindi adesso questa cosa effettivamente può essere copiata. Può essere copiata nel minval. Rimane soltanto un'ultima osservazione da fare. Nel minimax, abbiamo fatto il max val e abbiamo, diciamo che il minival adesso lo possiamo specchiare, quindi non è un problema. Il problema però è che noi da qualche parte, ovvero qui, dove qui si faceva la mossa casuale, che andremo a commentare adesso, è il momento di fare la mossa di tipo smart AI. Quindi la prima non era una intelligenza, era un giocatore casuale, adesso dobbiamo fare la mossa. Però attenzione.
facciamo a fare questa mossa? Dobbiamo fare l'argmax dei figli di Minval. Dobbiamo fare l'argmax, dobbiamo prendere la mossa argmax che massimizza il valore, iterando sui figli dello stato attuale, che però i figli saranno dei min, quindi bisognerà chiederlo questi valori, bisognerà chiederlo a minval. Ragazzi, questo argmax non vi sembra molto, ma molto simile a questo? Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo di nuovo fare un ciclo su tutti i possibili figli, le possibili mosse, e massimizzare, e in particolare non solo, non ci interessa in questo caso il valore della migliore mossa, ci interessa la migliore mossa. Quindi praticamente, ragazzi, vi sto dicendo che questo codice dovremmo prenderlo, copiarlo e reincollarlo. Non è molto carina questa cosa. Il codice puzza quando è replicato, perché significa che non abbiamo usato le possibilità non solo del C++, ma in generale dei linguaggi. Come facciamo a riciclare questa funzione per non solo restituirci valore della mossa migliore, ma anche la mossa migliore? Ebbè, viene da fondamenti. Se dobbiamo restituire più di una cosa, dobbiamo utilizzare un parametro di input-output. Anche se nel C++ 17, che però io qua non ho disponibile ed è comunque abbastanza nuovo, si potrebbe addirittura fare una cosa di questo tipo. Si possono. Lo so che sembra una bestemmia, ma nel C++17 è molto simile al Python. Si possono restituire tuple di valori, quindi una coppia, una tripla, eccetera. Però fate finta che non ve lo. Cioè, considerate che il C++17 da questo punto di vista è migliorato, però né io né voi abbiamo probabilmente i compilatori che implementano questo standard. Credo che sia implementato forse nel Visual Studio 2019, ma forse non totalmente, quindi una fase di transizione in cui bisogna un po' aspettare che i compilatori implementino i nuovi standard del linguaggio. Quindi facciamo alla maniera di fondamenti. Allora, se vogliamo restituire la mossa migliore, tra l'altro la mossa migliore che cos'è? È l'indice della casella dove fare la mossa, quindi un intero. Quindi best move, ok? Però deve essere un parametro di input-output. Ora, per essere un parametro di output, ovvero, per esempio, per riferimento. Però mi accorgo che non sempre noi vogliamo chiedere a MaxVal qual è la migliore mossa. Anzi, la chiediamo solamente quando noi siamo quello che decide quale mossa fare. Quindi un modo alternativo è di dire una cosa di questo tipo. Io voglio che tu mi passi l'indirizzo dove andare a scrivere la migliore mossa. Però di default questo indirizzo è 0, è null, significa che se tu non me lo dici, perché questo è un parametro di default, quindi io posso chiamare MaxVal senza questo parametro, se tu non me lo dici, quindi vale 0, significa che tu non sei interessato alla migliore mossa, e quindi io non te la calcolo la migliore mossa, ti do solo il valore della migliore mossa. Quindi possiamo fare la stessa cosa qui, best move uguale 0. Quindi qui adesso abbiamo anche la richiesta di sapere qual è la migliore mossa, e allora possiamo fare una cosa di questo tipo. If best move, cioè se qualcuno mi ha dato un indirizzo valido dove andare a scrivere la migliore mossa, io la devo calcolare questa migliore mossa. Quindi non mi accontento di calcolare il massimo, ma devo anche dire che ho trovato una mossa migliore. E allora non posso più purtroppo fare STD max, era carino farlo in una sola riga, ma devo fare alla vecchia maniera, perché devo dire if, adesso lo commentiamo, if vmax è maggiore di minval di meno 1, cioè se ho trovato una mossa migliore, allora aggiorno il massimo. Però questo non mi piace, non mi piace l'idea di chiamare due volte minval. Ricordiamoci che vogliamo una cosa efficiente, e allora dobbiamo calcolare il valore attuale del nostro figlio. Quindi int sarebbe il valore della mossa corrente, quindi mval. Il valore della mossa corrente è pari a
il valore che ci dice minval. Allora, se Vmax, se il massimo corrente è, no, scusate, è il contrario. Se mval, se il valore che abbiamo trovato è migliore del massimo corrente, allora aggiorniamo il massimo corrente con mval. Non solo, ma se qualcuno mi ha anche chiesto di scrivere nell'indirizzo di best move la best move, la migliore mossa, noi ce la scriviamo. E qual è la migliore mossa? Beh, semplicemente best move. Quindi andiamo nella locazione puntata da best move, quindi star best move uguale M, perché M è la mossa che stiamo considerando. Quindi abbiamo trovato una mossa migliore di quella attuale, andiamo a scriverla qua dentro. Alla fine, magari non lo scriviamo una volta, magari più volte, ma alla fine quello che rimarrà in questa cella di memoria sarà la mossa migliore. Ok, quindi era bello scrivere in una sola riga di codice, ma non potevamo calcolare la mossa migliore. Quindi adesso abbiamo questo e è il momento di specchiarlo nel minval. Quindi minval anche lui deve avere int star best move, deve avere il codice specchiato, che significa questo non è più vmax ma è vmin, perché lui vuole minimizzare. Non lo inizializziamo con il minimo ma con il massimo, quindi con più infinito, quindi qualunque cosa troviamo sarà più piccola di più infinito. Questo va bene ancora. La mossa la valutiamo chiedendo a max val, ovviamente, e qui ci chiediamo se per caso abbiamo trovato un migliore, quindi un valore più piccolo rispetto a vmin. Se l'abbiamo trovato, la migliore mossa è questa, e poi il resto è assolutamente identico. Ci siamo? Abbiamo specchiato semplicemente il punto di vista di max nel punto di vista di min. A questo punto, la nostra Smart AI, beh, ce la possiamo giocare adesso, perché abbiamo una funzione che ci restituisce la mossa migliore. Quindi facciamola questa mossa migliore. La mossa migliore sarà, adesso non è più it, effettivamente non è questa. Dove sta? Questa era nella parte, questo era l'iteratore casuale dentro la lista di caselle libere. Noi adesso la mossa migliore la sappiamo. La nostra mossa migliore, che per esempio in questo momento è, beh, la inizializziamo, la dobbiamo chiedere al nostro MaxVal. Quindi, ehi MaxVal, mi dai per favore la mossa migliore? Quant'è D? D è la difficoltà del gioco. Quindi, se la difficoltà è 5, noi faremo 5 esplorazioni in profondità. Più è alta la difficoltà del gioco, più esploriamo, più forte sarà il giocatore artificiale, quindi più sarà la difficoltà appunto del gioco dal punto di vista umano. Best move adesso ce l'abbiamo e dobbiamo passare l'indirizzo di best move. Quindi abbiamo passato l'indirizzo dove andare a scrivere la migliore mossa, perché ci interessa la migliore mossa, e a questo punto possiamo notificare la mossa al gioco. Quindi non è più questo, ma è appunto best move diviso 3, percentuale per resto della divisione per 3 e diviso 3, questa è la conversione in questo caso di colonna e di riga, perché questo xy è la convenzione di questa funzione. Ok, quindi sembrerebbe tutto a posto, non ci rimane che giocare e vedere se davvero questo è intelligente. Vedere anche quanto è veloce, ecco, qual è la difficoltà di default settata? La difficoltà è 10, dato che il tris massimo ha 9 mosse, difficoltà 10 significa praticamente che noi non faremo mai un taglio. Però vediamo chi è che crea questo game. Lo crea board con la difficoltà, ok. Chi è che crea board? Lo crea, penso, in main. In main non dice niente, usa i parametri di default e quindi crea un gioco con difficoltà 10. Bene. È il momento di provare. Anzi, proviamolo su un Mac che fa più scena. Anche non è per questo, è per dimostrarvi che lo stesso codice noi lo compiliamo in una piattaforma e in un'altra e ancora funziona. Allora, sono partito che subito l'intelligenza artificiale ha messo la croce, non ci ha pensato manco un secondo, quindi questo mi fa capire che forse il gioco va veloce.
meglio significa che siamo stati efficienti, almeno nel caso del Tris, effettivamente sembra che sia veloce. Ora vorrei che voi giocaste. Chi di voi se la sente di dirmi dove devo mettere il pallino? Decidete voi. Qualcuno che si sente non bravo, non avrebbe paura di fare brutte figure, però qualcuno che comunque un minimo ne capisce il Tris. Dove lo mette il pallino? In alto a sinistra, bro. Ok. Oh, l'intelligenza artificiale ci ha messo, penso, qualche decimo di secondo, forse uno decimo di secondo, poi lo misuriamo. Beh, devo metterla qui, siete Sì, d'accordo? sì, sì, sì. Esatto. Devo metterla qui, devo metterla qui. Aia. Vabbè, ok. Significa che c'è un bug, perché il minimax, se gli diamo profondità massima, significa che deve vincere, è ottimo, quindi questo è indice di sicuro un bug. Anzi, vediamo se proviamo a farlo vincere. Ok, lui effettivamente ci prova a vincere. Vediamo se... Vediamo, fatemi fare qualche altra prova. La metto qui. Ok, quindi è un pochettino intelligente, ma non tanto, se vogliamo essere... Ah. Ok, però se la metto qui, e poi qui, e poi qui, e poi qui, mi fa vincere. Quindi no, c'è un problema. Allora, vediamo un po' chi sono i sospettati. Professore, mi scusi. Sì. Sembra come se andasse a prendere solo la prima mossa migliore che gli viene in mente. Quindi va ad escludere tutte le altre mosse. Vediamo se c'è sicuramente un bug. Questo è evidente che ci sia un bug. Allora, innanzitutto questo ragionamento che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto un po' alla leggera, sembrava un buon ragionamento, però quando introduciamo delle modifiche al minimax è meglio prima provare la versione standard e poi eventualmente modificarlo. Quindi per adesso rimettiamo le cose, diciamo, secondo lo standard minimax, e riproviamo e vediamo se per caso è quello che gli ha dato fastidio. Beh, intanto è cambiata la mossa che ha deciso di fare. No, non era quello. Bene, perché non può vincere l'umano, ragazzi, non può vincere. Al massimo può andare in patta. Se l'umano gioca, si può dimostrare matematicamente nel Tris, se l'umano gioca al meglio delle possibilità, si va in patta. Mentre se l'umano fa anche un piccolissimo errore, perde sicuramente. Quindi non è questo il problema. Lo rimetto, non era questo il problema. Vediamo un po'. Allora, Vmax è uguale, è giusto inizializzarlo con min, perché poi lo andiamo a copiare. La board ragiona per riga e colonna, quindi devo fare m diviso 3 e poi m percentuale 3, e ci metto l'IPIS A. Io ho già trovato il problema. Mi sapete dire il problema? Ragazzi, ce l'avete sotto gli occhi. Dai. Abbiamo messo IPs quando in realtà è la nostra mossa. Quindi anche se noi vediamo che noi mettiamo i pallini, l'intelligenza artificiale pensa che noi stiamo mettendo le crocette e quindi pensa che sta giocando da sola, cioè mette una crocetta, poi ne mette un'altra, poi ne mette un'altra. E quindi ha una visione distorta del gioco, ovviamente. Quindi, vai e please. Bene. E ragazzi, queste sono cose che sono... È un bug di distrazione, non di ragionamento. Molto bene, meglio. Dopo di ragionamento significa che abbiamo proprio sbarellato a pensare. Di distrazione, purtroppo, sono quelli più subdoli, tra l'altro, che uno non vede. Ok, dove la metto adesso il pallino? Al centro, Sì, centrale. no? Ok, qui. Non lo metto al centro, lo metto di lato. Posso... Oh, ditemi voi. Allora, se lo metto al centro, finisce sempre in pareggio perché ci so giocare, Tris. Se non lo metto al In centro, basso a destra. in basso a destra. Abbiamo perso. E allora non in basso a destra, ma a destra. Abbiamo perso. Allora non a destra, a sinistra. Vabbè, speculare il Tris, però abbiamo perso. Allora in basso a sinistra. Abbiamo
abbiamo perso. E allora in La metto a basso. fianco la X. Qui? Sì. Perso. Vabbè, è evidente che sta funzionando ed è, ci fa piacere, era il nostro scopo. Quindi, praticamente, se l'essere umano non fa la mossa ottima, ha perso. In questo caso ce n'è solo una di mossa ottima che conduce possibilmente a un pareggio ed è questo. Adesso però devo giocare bene, ovviamente impedisco il tris alla nostra intelligenza artificiale e vabbè, il tris è un gioco molto semplice, quindi praticamente, ragazzi, se uno ha un po' di esperienza, sapeva già questa regola, cioè sapeva già che conviene sempre iniziare nell'angolo e il giocatore, se chi inizia deve iniziare nell'angolo e chi risponde deve rispondere al centro. Questa cosa ce ne accorgiamo, per esempio, cambiando il giocatore iniziale. Se resta il giocatore iniziale, siamo noi, possiamo decidere di essere noi, quindi 10 è la difficoltà. Il turno, diciamo che il turno è del giocatore umano, quindi siamo noi adesso che giochiamo per primi. Quindi se noi giochiamo adesso per primi, ci accorgiamo che l'intelligenza artificiale capisce che l'unico modo per contrastarci è metterlo al centro. E quindi non lo so, ditemi voi, dove devo andare? In basso a destra. Sì, era una buona mossa perché ci ha portato un pareggio, ma è impossibile vincere, quindi l'ho messa a sinistra, proviamo a metterla al centro. Io a volte la mettevo al centro quando iniziamo la partita. Dove vado? O Dove? sotto la croce o a destra della croce. Qua prima sotto la croce. Niente. Beh, allora proviamo qui. Qui. Niente. Proviamo qui, 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 niente. Ragazzi, l'intelligenza artificiale è imbattibile. Siete d'accordo con me? È imbattibile. Quindi, bene, abbiamo implementato un giocatore di tris imbattibile. Ok, però non è molto divertente. Vedete, penso vi state già annoiando. Alla fine si è capito che non c'è tanta creatività nell'intelligenza artificiale perché il gioco è troppo semplice. E allora cominciamo a complicare le cose. Anziché il tris, andiamo ad aprirci il progetto del K-Tris, che ragazzi è proprio identico, cioè il codice avrà qualche complessità in più, nel senso che adesso non abbiamo una matrice di 3x3, ma abbiamo una matrice di n x n, dove n è un parametro del gioco. In effetti, quando il gioco viene istanziato, si crea una board di n x n, dove n è un parametro del problema. Uguale 3 default, qua ho messo 6, quindi una matrice 6x6. La difficoltà del gioco, per esempio, 7, perché dicevo 7 dovrebbe essere più di quello che il miglior umano può pensare, e poi la definizione di quanti simboli consecutivi servono per vincere, in questo caso 4, quindi simile a forza 4. L'unica differenza è che nel forza 4 le pedine scendono. Per gravità, invece qui possiamo praticamente mettere dove ci pare. È un forza 4 senza gravità, pensatelo così. Quindi lo scopo è quello di mettere quattro pedine in orizzontale, in verticale o in una delle due diagonali. In questo momento però il giocatore è casuale, è come non c'è il minimax dove sta qui il gioco. Non c'è il minimax, è come vi ho presentato il gioco del Tris all'inizio, quindi se vado adesso in che in arrow dovrebbe essere già, no, non è compilato. Non è compilato, lo compiliamo. Che in arrow, questo è il gioco. L'intelligenza artificiale sta giocando a caso, ce ne accorgiamo perché nel motore di gioco sta di nuovo facendo l'advance casuale, ci mette un secondo. E notate che qui non è più resto della divisione per 3, ma è n perché è un parametro del problema. E beh, allora io ho vita facile. Beh, il giocatore artificiale è casuale e che ci vuole a vincere? Ecco qua, ho vinto. Che bello. Oppure, che ne so, facciamo in diagonale. Dai, visto, mi fa vincere tranquillamente. E quindi, insomma, che sfizio c'è? Non c'è intelligenza. Beh, mettiamoci l'intelligenza, quindi prendiamo il nostro codice, che dovrebbe essere più o meno, dovremmo fare solo una modifica, dove c'è 3 dovremmo mettere n. E possiamo riciclare il nostro codice anche per il gioco del K-Tris. Quindi
andiamo anche qui a copiarci Max Val min Val nell'header del gioco. Copiamo il codice che adesso sappiamo che funziona. Tra l'altro funziona anche con questa regola di pesare diversamente le vittorie premature rispetto a quelle. Sarà carino anche disabilitare questa cosa. Per adesso lasciamolo così, quindi prima di run ci mettiamo il max val e min val. Facciamo un minimo di attenzione che sia ancora tutto valido, utility non lo può chiamare perché non si chiama utility, ma utility D prende D perché prende D? Perché questo è già pensato per dire che le vittorie non sono tutte uguali, ma questo l'abbiamo fatto, è ridondante rispetto a quello che abbiamo scritto lì. Per adesso, insomma, non lasciamolo stare, questo magari ci torniamo poi successivamente. Comunque, l'utilità diciamo che è la stessa, adesso che abbiamo fatto questa modifica, è la stessa del gioco del Tris normale, meno 1000 più 1000 0. Bene, stiamo attenti che sia tutto a posto, qui non è diviso 3 ma è n, attenzione perché se canniamo questi 3, il gioco funziona, funziona ancora, ma farà mosse ovviamente non ottimali. Anche il più piccolo bug farà sì che l'intelligenza artificiale non crashi, ma non gioca al meglio delle possibilità. Quindi ragazzi, se voi vedete che l'intelligenza non è intelligente, non è perché è sbagliato l'algoritmo, è perché c'è un bug, proprio, probabilmente. Ok, adesso qui ovviamente noi non facciamo più in maniera casuale, ma andiamo a copiarci il codice che invoca l'intelligenza artificiale, quella vera. Anche qui ricordiamoci, spero di non essermi, di non aver perso qualche 3, altrimenti la vedo brutta. Beh, cerchiamo 3, forse facciamo prima. Non c'è nessun 3, meno male. Speriamo di non aver dimenticato qualcosa, perché quando si prende il codice da un progetto e si incolla in un altro, è probabile dimenticarsi qualche adattamento che andava fatto. Allora, in questo momento noi stiamo giocando con difficoltà 7, ok? Prima invece la difficoltà era 10, vabbè, 10 però è equivalente a dire 9, perché massimo 9 è la profondità dell'albero di gioco del Tris. Questo invece è un K-Tris. Quanto è profondo quest'albero? Ammazza, penso tanto. È una scacchiera 6x6. Ci sono 36 mosse possibili all'inizio, quindi all'inizio l'albero è profondo 36. Quindi noi ovviamente non possiamo dare 36. Possiamo anche darlo, però vi assicuro che non ce la facciamo con la mossa. Allora, proviamo. Chi inizia? Dobbiamo capire chi inizia. Di default, inizia, dove è il main? Chi inizia di default? Player turn false. Di default inizia l'intelligenza artificiale. Ok. Interessante. Che sta succedendo, ragazzi? Beh, chiediamolo al nostro task manager. Task manager, che sta succedendo? Ah, veramente? Il nostro KNRO si sta succhiando tutta la CPU, 100% di CPU, e infatti la mia ventola sta cominciando a girare. E uno dice, ma ok, quanto ci sta mettendo? Boh, potrebbe impiegarci pochi secondi, quindi fra poco finisce, oppure minuti. Oppure ore, oppure giorni, non lo sappiamo, questo è il problema. Però cosa è successo? È successo che il Minimax, che funzionava tanto bene nel Tris, a profondità 10, qui a profondità 7, quindi anche più piccola, non sta funzionando, o meglio, funziona ma ci mette troppo tempo, perché il gioco è più complesso. Ma è tanto più complesso? No, abbiamo fatto una scacchiera di 6x6, prima era 3x3, abbiamo raddoppiato la scacchiera, no? Quindi magari, che ne so, il tempo prima era 50 millisecondi, magari che ne so, 100 millisecondi, 200, un secondo, 2 secondi, no, perché ragazzi ci siamo appena scontrati con, che ha finito,
è stato messo, no, il sistema operativo ha detto stai succhiando troppa CPU, devo anche fare lezione agli studenti, quindi diamone un po' anche a Google Chrome. Ragazzi, io questo lo killo. Perché no, non possiamo permetterci di aspettare tutto questo tempo. Anzi, spero che il fatto che il processo abbia preso tutta la CPU, spero che di non aver interrotto la lezione. Ci siete ancora, ragazzi? No, prof, non ha dato problemi. Ok. Però poteva succedere perché il sistema operativo in quel momento era in difficoltà e a chi la do sta CPU? La do al K Nero che ne vuole tanta o al Google Chrome che ne vuole tanta o anche alla virtualizzazione della macchina? Bene, ragazzi, non ha funzionato, cioè ci mette troppo tempo e uno dice, vabbè, dai, facciamo a 5. O 5. Quindi adesso abbiamo diminuito la profondità a 5. Ebbè, niente. Probabilmente, magari se io avessi un po' più di pazienza, entro un paio di minuti farebbe la mossa, ma io la pazienza non ce l'ho. E non ce l'ha nemmeno il giocatore umano. Nessuno accetterebbe una situazione di questo tipo su un computer moderno, tra l'altro. Questo non è scacchi, non è dama, non è Otello, non è backgammon, non è Go. Questo è un gioco del cavolo, un gioco semplice, apparentemente. E invece non è così. E allora uno si arrende proprio la resa delle rese e dice, vabbè, profondità 3. Profondità 3 è proprio, cioè, vediamo. Beh, grazie a Orazio che ha fatto la mossa. Ma sarà una mossa buona? Cioè, riesce a giocare bene, essendo un giocatore artificiale? Non male. Promettente. Mi sta un po' mettendo in difficoltà, effettivamente. Aia, ho vinto. Quindi, vedete, non è stupido. Ha fatto un paio di mosse che mi hanno dato l'idea che è un po' intelligente, però appunto un po' non è imbattibile. L'ho battuto, eppure non è che non mi sono per niente esercitato, ve lo assicuro. Quindi con un minimo di sforzo l'essere umano ce la fa a batterlo. Quindi a 3 non è imbattibile, a 5 forse è imbattibile, a 7 lo sarebbe sicuramente, ma ci vuole troppo tempo. E allora ragazzi, significa che noi non possiamo. Cioè, ci serve qualche altro strumento e questo altro strumento lo dobbiamo chiedere alla teoria. Quindi esistono modi per diminuire la complessità del minimax e quindi se la diminuiamo, spingiamo la profondità a valori più elevati e ottenendo tempi di esecuzione non biblici? La risposta è sì. E la risposta è la potatura alfa beta, che è l'argomento di oggi. Prima di spiegarvi la potatura alfa beta, vi voglio far riflettere su una cosa. Quando abbiamo fatto questo albero di gioco, ci abbiamo messo le etichette partendo dagli stati finali, eccetera, eccetera. Ora, la domanda che io vi vorrei fare è la seguente. Ma secondo voi, quando noi abbiamo fatto questa visita, ricordiamoci che il minimax è una visita in profondità. E in particolare si parte dal figlio più sinistro. Ora, il concetto di figlio sinistro, figlio destro, figli in generale, non è solo sinistro-destro, dipende da come sono ordinate le mosse possibili. Comunque, supponiamo che l'ordinamento sia questo. Quindi supponiamo che noi abbiamo valutato prima questo tipo di mossa da parte di Max e poi da parte di Min prima questo tipo di mossa. Ora io vi faccio questa domanda. Nel momento in cui noi siamo in Min, giusto? Abbiamo fatto questa mossa e abbiamo chiesto a Max di valutarla e Max purtroppo si è ritrovato uno stato terminale e ha risposto come uno, cioè ha detto che ha perso. Quindi adesso Min sa che a sinistra lui vince. Poi Max, Min, è andato nei suoi figli e in particolare questo figlio adesso ha considerato a sinistra un 1 che è risalito subito in 1. Ora, la domanda che vi faccio è: ma dal punto di vista di Min, il fatto che lui abbia a sinistra una vittoria certa e mentre al centro lui ha una
Vittoria, una vittoria, una probabilità di vittoria da parte di Max. Secondo voi vale la pena continuare l'esplorazione in questo ramo e poi ripropagare questa informazione verso sopra? Cioè, cosa sto dicendo, ragazzi? Sto dicendo che durante l'esplorazione del gioco ci si potrebbe accorgere che non vale la pena continuare l'esplorazione, non di tutto l'albero, di questa porzione di albero in particolare. Perché non vale la pena? Perché abbiamo trovato una opzione che è sicuramente migliore delle altre. Se è sicuramente migliore delle altre, le altre non vale la pena esplorarle in profondità. E se non vale la pena esplorarle in profondità, io risparmio un sacco di elaborazione, perché ciascuna esplorazione consiste nell'andare a fare la valutazione, la stima di probabilità in quel modo. Proviamo anche a fare lo discorso qui, non è soltanto qui che ci sono i meno 1 e gli 1, proviamo a farlo in tutti i nodi questo discorso, perché questa tecnica consente di tagliare non in profondità, ma quindi in orizzontale, ma in verticale, cioè consente di staccare delle componenti dell'albero che non vale proprio la pena esplorare. E quindi il nostro albero non sarà, se questo è un albero a profondità 1, 2, 3, 4, non sarà questo, ma sarà una parte di questo albero e il resto non sarà esplorato. Quindi risparmieremo, vedremo che risparmieremo un bel po' di computazione. In particolare l'esponente b alla d, quell'esponente d non sarà più d, ma sarà di mezzi, di quarti, tre quarti di d, dipende da un po' caso maggiore, caso migliore, caso peggiore, ma sarà una frazione di d. Ora, se io l'esponente divento una frazione di quell'esponente, siccome l'andamento è esponenziale, significa che ci sto guadagnando proprio tanto, anche se fosse solo un mezzo di d, significa non che l'algoritmo va il doppio più veloce, ma va esponenzialmente più veloce, perché è l'esponente quello che sto cambiando. Quindi, vabbè, vediamo come fare. Quindi, per esempio, io adesso sto valutando questo stato, sono min, ecco, sono min, e devo chiedere ai miei figli, e i miei figli, vabbè, sono Max. Adesso, questo Max a sinistra ha trovato una vittoria. E a destra, per esempio, potrebbe dire: ma guarda, se io ho trovato una vittoria, alla fine io, per me, questa è la cosa migliore che posso fare. Se anche qui trovassi una vittoria, sempre di vittoria si tratterebbe. Certo, uno potrebbe dire: e però c'è detto che le vittorie non sono tutte uguali. Beh, a maggior ragione, se non sono tutte uguali e questa è migliore, la vittoria che può venire dopo sarà comunque una vittoria più profonda e quindi non migliore. Pertanto, il discorso che voglio portarvi a fare nella potatura alfabeta, che mi rendo conto è difficile, si sintetizza tutto in una frase. Se hai un'idea non buona rispetto alle idee che hai già verificato, quindi se rispetto alle opzioni che hai già trovato, che hai già esplorato, hai trovato delle opzioni nettamente peggiori, non perdere tempo per capire quanto valgano quelle opzioni. Cioè, a noi interessa solamente il fatto di aver trovato delle opzioni meno buone di altre. Andare nell'esplorare per capire quanto sono meno buone, a noi non interessa, perché tanto sappiamo che questi algoritmi fanno il massimo e il minimo. Quindi se noi abbiamo trovato qualcosa di più piccolo e dobbiamo massimizzare, che sia più piccolo di tot o di 10 tot, non ce ne frega niente, è più piccolo. Quindi non ci interessa andare a quantificare con precisione quanto è cattiva quell'opzione, quanto è più piccolo se stiamo minimizzando, o quanto è più grande se stiamo quanto è più piccolo se stiamo massimizzando e quanto è più grande se stiamo minimizzando. Facciamo adesso un esempio un po' più, diciamo, generale, perché dobbiamo metterci dal punto di vista del giocatore min e dal punto di vista del giocatore max, perché sono due punti di vista appunto diversi che condurranno a due aggiustamenti dell'algoritmo speculari, duali. Allora, siamo in min, quindi siamo qui, siamo sul nodo che si chiama B. Supponiamo di avere già esplorato questo albero, questo triangolo sta per albero, quindi immaginate quanti sforzi ci saranno voluti per esplorare questo albero e ci è stato detto che il valore di questa mossa, ci è stato detto da Max, ci è stato detto che è 3. Quindi che significa? Significa che noi
siamo min. Noi dobbiamo minimizzare. Quindi per adesso noi sappiamo che a sinistra abbiamo un 3 e sappiamo che dobbiamo minimizzare. Andiamo avanti, andiamo a destra. Andiamo a destra, siamo sul livello max. Max a sua sinistra ha esplorato un albero e ha trovato 5. Ecco, questo è il momento in cui ci si può fermare. Perché? Perché Max, avendo trovato 5, lui, qualunque altra cosa troverà, siccome massimizza, lui può già dire a suo padre, che è min, guarda, io ho trovato un 5. Quindi qualunque altra cosa che io troverò, io ti posso già anticipare che la mia utilità sarà maggiore o uguale di 5, perché io massimizzo. Quindi se trovo qualcosa di più piccolo, ti darò 5. Se trovo qualcosa di più grande, ti darò qualcosa di più grande di 5. Quindi il nodo E può già dire a suo padre B che lui gli restituirà un valore maggiore o uguale di 5. A questo punto, min, dal suo punto di vista, che ragionamento fa? Fa il ragionamento appunto di minimizzare. Dirà: ma scusami, io a sinistra ho trovato un numero più piccolo di quello che tu mi stai dicendo che potrebbe essere il tuo valore. Cioè, tu, figlio destro, mi stai dicendo che mi darai un valore che io so già essere sicuramente più grande di quello che ho a sinistra. Quindi, dal punto di vista di Min, che senso ha continuare a chiedere a Max di esplorare tutti i suoi figli? Tanto lui già sa che sceglierà 3, cioè sceglierà la mossa sinistra. Pertanto, è possibile in questo caso tagliare tutta questa parte di E, e quindi stiamo facendo un bel taglio consistente. Quindi, dal punto di vista di B, avendo trovato un'opzione migliore di quella del figlio destro, non vale la pena esplorare quanto è peggiore questa opzione rispetto all'altra, cioè taglia tutto quello che c'è da tagliare. Questo dal punto di vista di Min. Mettiamoci invece adesso dal punto di vista di Max. Andiamo in un'altra parte dell'albero. Ora lasciate, non c'è una relazione, cioè supponiamo adesso di dimenticarci tutto quello che abbiamo detto, andiamo in un'altra parte dell'albero e mettiamoci dal punto di vista di Max. Siamo qui, sappiamo che a sinistra ci hanno detto che il valore è 3 e quindi noi siamo qui, dobbiamo massimizzare, sappiamo che noi abbiamo in saccoccia il 3, quindi più piccolo di 3 non può essere perché noi massimizziamo. Allora chiediamo al nostro destro: scusa, ci dai il valore, mi dai il valore del tuo stato, della tua mossa? Beh, lui è un min, quindi lui ovviamente andrà a sinistra e cercherà di minimizzare. Supponiamo che a sinistra lui abbia trovato 0. Quindi lui che deve minimizzare sa e può anticipare a suo padre, che è Max, che più grande di 0 non può essere, perché ha trovato uno 0. Lui deve minimizzare, quindi al più lui restituirà 0. Ma se lui al più restituirà 0, lui ha il nodo A, ovvero Max, che sa di aver trovato un 3, sa che a destra gli è stato anticipato che al più è 0. Quindi non gli interessa questa parte dell'albero di gioco, perché questa parte dell'albero di gioco è già sfavorevole. Dopo una rapida occhiata si vede che è già sfavorevole. Se è già sfavorevole, io questa parte dell'albero di gioco la taglio e quindi scelgo direttamente quello che mi era già stato detto prima. Ripeto, questo ragionamento si fa su due livelli. Per ogni livello si mette in saccoccia quello che uno già ha e poi si va a esplorare il successivo figlio e il successivo livello. Se si scopre, quindi il ragionamento, vedete, è un ragionamento che va di due livelli alla volta. Se si scopre qui una cosa peggiore del nostro stesso giocatore, quindi siamo min qui e abbiamo scoperto qualcosa che nel min di due livelli fa era più, quindi se abbiamo scoperto qualcosa di più grande di quello che sta in due livelli sopra, allora è questa una opzione da scartare a priori. Lo stesso qui, abbiamo scoperto un valore, in questo caso più grande e dobbiamo minimizzare, quindi non ci interessa. In questo caso più piccolo, ma dobbiamo massimizzare, quindi non ci interessa. Quindi, come alla fine la difficoltà di questo ragionamento è tradurlo in codice. Come tradurre in codice questo ragionamento? Beh, l'idea è di propagare due valori che si chiamano appunto alfa e beta, da qui il termine potatura.
potatura, se capito perché, alfa, beta, perché ci sono due valori. L'idea è, siccome dobbiamo rendere consapevoli i nodi di quelle che sono le loro migliori opzioni al momento, se noi dobbiamo fare un ragionamento di dire, guarda, ho trovato tutta una parte dell'albero che non è una buona opzione rispetto alla mia migliore opzione, beh, dobbiamo memorizzare questa mia migliore opzione, altrimenti come facciamo a fare questi confronti? Quindi diciamo che alfa è il migliore valore trovato per max e diciamo che beta è il migliore valore trovato per min. Ora, potatura beta e potatura alfa avvengono nel seguente modo. Potatura beta a livello max, quindi per esempio se stiamo qui in questo livello, a livello max, se troviamo un figlio la cui utilità è maggiore della migliore utilità trovata per min, siccome questo è il migliore valore per min, è un valore che deve essere minimizzato. Se noi abbiamo trovato un valore più grande, sappiamo che non è un valore migliore di B, B è il migliore di min. Min minimizza, abbiamo trovato un valore più grande. Significa che questa parte qui, dove siamo noi, siamo un nodo che fa schifo per min. Perché noi che siamo max, tentiamo di massimizzare. Abbiamo trovato un valore più grande rispetto al migliore valore per min che deve minimizzare. Quindi noi che siamo max, stiamo dicendo che stiamo in uno stato sicuramente non di interesse per nostro padre Min. Quindi se noi non siamo uno stato di interesse, noi interrompiamo prematuramente l'esplorazione. Potatura beta era questa, cioè confrontare il valore del figlio di Max con il miglior valore di Min che chiamiamo beta. Potatura alfa è praticamente duale. Siamo qui in Min e abbiamo trovato un nodo il cui valore è più piccolo della migliore opzione per max. Ma siccome max massimizza, alfa è per definizione la migliore opzione e noi abbiamo trovato un valore più piccolo di max, ma siccome noi siamo min e sceglieremo sicuramente qualcosa di più piccolo di questo valore o al più quel valore, beh, già possiamo dire che il nodo in cui ci troviamo è un nodo, uno stato che non interessa al nostro padre, è uno stato non buono. Noi abbiamo detto che i giocatori giocano al meglio delle loro possibilità. Quindi se lo stato già sappiamo essere non buono per nostro padre, significa che nostro padre quello stato non lo considererà come possibile mossa. Quindi di nuovo interrompiamo l'esplorazione e guadagniamo un sacco di tempo. Ora, questa cosa in algoritmo è una piccola, veramente piccola modifica al nostro algoritmo. Dobbiamo propagare nel nostro max min val anche due valori alfa e beta. Questi valori alfa e beta vanno inizializzati, il migliore valore trovato per max sarà meno infinito, perché è come quando facciamo il massimo, no? Inizializziamo con meno infinito, se troviamo qualcosa di maggiore diventa quello il nostro miglior candidato. Quindi alfa è inizializzato con meno infinito, beta è inizializzato con più infinito. Alfa e beta. Alfa è la migliore opzione per max, beta è la migliore opzione per min. Allora, l'algoritmo è come prima, però dentro il ciclo che valuta i figli, e quindi è questo il ciclo che ha la complessità, per ogni figlio deve innescare tutta una serie di ricorsioni. Ma se abbiamo trovato, appena trovato, un figlio il cui valore siamo in max, abbiamo trovato un figlio il cui valore è maggiore della migliore opzione di min che minimizza, significa che lo stato in cui ci troviamo fa schifo e se fa schifo noi interrompiamo prematuramente il nostro la nostra esplorazione. Se non è così, allora non ci rimane che oltre a massimizzare, siamo in max val, dobbiamo scegliere la mossa migliore, però dobbiamo anche mantenere in alfa la mossa migliore. Alfa abbiamo detto che deve essere anche aggiornato. È la mossa migliore fino a quel momento. Quindi abbiamo trovato, magari abbiamo trovato un valore più grande rispetto ad alfa, dobbiamo aggiornare alfa. Ovviamente l'unico che può aggiornare alfa è max, perché alfa è il migliore per max. Quindi dentro max noi aggiorniamo alfa, dentro min noi aggiorniamo min. Però la potatura avviene in maniera duale, cioè dentro max noi potiamo rispetto a beta, perché abbiamo noi max trovato un valore che per nostro padre fa schifo. E quindi noi interrompiamo l'esplorazione.
Stessa cosa in min, noi abbiamo trovato un valore che rispetto ad alfa è più piccolo, quindi rispetto al nostro padre max fa schifo, quindi noi interrompiamo prematuramente la nostra esplorazione. Questa cosa è difficile dimostrare esattamente la complessità, il guadagno di complessità, però intuitivamente nel caso migliore cosa può avvenire? Nel caso migliore, ovvero il caso in cui le mosse migliori stanno sempre a sinistra, cioè io trovo che a sinistra ho le mosse migliori, a destra quelle che fanno schifo e quindi taglio. Beh, ragazzi, tagliare uno dei due figli, cioè tagliare le mosse diverse, se la prima mossa è quella migliore e le altre sono quelle che fanno schifo, io facendo questo taglio si può dimostrare che sto dimezzando l'albero in profondità. Quindi la complessità sarà B di D alla mezzi, che è un enorme guadagno, ragazzi. Tra B alla 100 e B alla 50 non è il doppio, non è la metà, ma è esponenzialmente più piccolo, ok? Qual è il problema? Il problema è che fino adesso l'ipotesi che abbiamo fatto è se hai trovato una mossa migliore, non perdere tempo a capire quanto la mossa peggiore è peggiore. C'è un grosso se in questo ragionamento. Se hai trovato la mossa migliore, questo quando si verifica? Quando le mosse migliori stanno nei rami sinistri dei nostri alberi. Ma chi te l'ha detto che stanno nei rami sinistri? Appunto, questo significa che se sono molto sfortunato e le mosse migliori stanno nei rami destri, purtroppo questa cosa non funzionerà. O meglio, non ci sarà nessuna potatura. Cioè, mi accorgerò che le mosse migliori sono tali troppo tardi, quando ormai ho già esplorato tutto l'albero e quindi non faccio nessuna potatura e quindi ho DB alla D, non è cambiato nulla. Ora però tra caso migliore e caso peggiore c'è la media. Nel caso medio si può dimostrare che il guadagno rispetto a prima, adesso siamo a ODB alla 3 quarti di D. Però guardate un esempio, in un discreto giocatore artificiale di scacchi con profondità 6 per esempio, impiega adesso rispetto a prima 9 per 10 alla 6 nodi, mentre prima era 35 alla 6. Quindi qual è la differenza? La differenza è tra 35 alla 6 che fa 1,8 miliardi e 9 per 10 alla 6 che sono 9 milioni. Quindi tra 2 miliardi e 9 milioni c'è una bella differenza, eppure è solo cambiato un tre quarti, prima era praticamente quattro quarti, è cambiato un quarto, ok? Abbiamo diminuito di un quarto l'esponente della nostra complessità, mica poco. Quindi capite che se prima il nostro K-Tris ci metteva un'ora, adesso ci metterà magari un minuto o anche meno. Vediamo se è così. Andiamo a implementare l'alfa-beta pruning. Quindi dobbiamo propagare un alfa e un beta, devono essere, beh, nel nostro caso sono tutte intere le utilità, quindi propaghiamo alfa, chiamiamoli A e B, non lo so, vabbè, chiamiamoli alfa e beta, va, int alfa e int beta. No, li dobbiamo, scusate, li dobbiamo mettere qui, perché non sono parametri di default. Vengono poi inseriti qui e qui. Ok, allora possiamo dire adesso, sì, dobbiamo veramente propagare alfa e beta. Alfa e beta vanno propagati in tutta la ricorsione. Ok, adesso dobbiamo dire, dobbiamo fare il taglio prematuro dell'albero e lo possiamo fare per esempio qui. Beh, attenzione però, cosa dobbiamo fare? Attenzione, dopo l'undo della move, ok? Dobbiamo rimettere tutto a posto e alla fine chiederci se è il caso di fare beta pruning. Perché siamo in max, giusto? In max si fa lo beta pruning, cioè il pruning rispetto a mio padre che è un min. Min ragiona sul beta. Quindi beta pruning significa se abbiamo trovato un valore
valle. Se il valore di questo stato è più grande, maggiore o maggiore uguale? In realtà anche se è maggiore o uguale, perché se è uguale significa che non cambia niente, quindi comunque vale la pena tagliare, no? Se è maggiore o uguale rispetto a beta, se abbiamo trovato che il nostro stato è più grande della migliore mossa di min, ma min minimizza, quindi min si ritroverà un valore più grande, ma sceglierà ovviamente quello più piccolo, che in questo momento è beta. E allora min gliene frega niente che questo stato vale m val, è più grande. Quindi se abbiamo trovato questa condizione, dobbiamo restituire, dobbiamo uscire innanzitutto da questo ciclo. Quindi o è un break o è un return. Beh, mi verrebbe da dire break, no? Usciamo e restituirà quello che restituirà Vmax. Ok? Poi dobbiamo aggiornare alfa. Alfa dove ci conviene aggiornarlo? Dobbiamo stare attenti ad aggiornare alfa, perché se lo aggiorniamo fuori è troppo tardi perché alfa lo propaghiamo qua. Dobbiamo stare attenti a dove aggiornare alfa. Siccome lo propaghiamo qui, mi viene da pensare che alfa dobbiamo aggiornarlo immediatamente, prima di propagarlo, capito? Quindi sì, vabbè, però qua non posso, dobbiamo prima chiedere qual è il valore attuale. Fatemi ragionare dove possiamo aggiornarlo. Allora, il pruning è giusto farlo alla fine, perché bisogna rimettere la scacchiera a posto, non possiamo farlo troppo presto. Però alfa, dobbiamo dire, quando hai trovato un'opzione migliore, appunto non sappiamo noi l'opzione in questo momento, quindi quando hai trovato un'opzione migliore, aggiorna l'opzione migliore. Quindi, per esempio, qui. Update alfa. If mval, se hai trovato qualcosa di migliore, non di migliore uguale, deve essere strettamente migliore. Se hai trovato qualcosa di migliore, allora aggiorna la tua opzione migliore. Ok, quindi adesso questo dovremmo specchiarlo qui. E il ragionamento è: se hai trovato un'opzione migliore per min, significa rispetto a beta, quindi beta uguale mval, e questo non è beta pruning, ma è alfa pruning. Quindi, se mval è minore o uguale di alfa, significa che noi siamo in min, abbiamo trovato qualcosa di più piccolo della migliore opzione di nostro padre. Nostro padre sceglierà quella opzione perché quella è più grande rispetto a noi, e quindi è il caso di tagliare. L'unica cosa, ricordiamoci, quando andiamo a invocare l'algoritmo, dobbiamo inizializzarlo con alfa deve essere meno infinito, che massimizza, quindi numeric limits int min, e più infinito invece deve essere il beta. Ok. Beh, sembra che vada. No, non mi dite che sto in tic-tac-toe. Porca miseria, ragazzi. Ho fatto questo codice in tic-tac-toe. Cioè, vabbè. Dovevo farlo in Keynarò. Vabbè, non è un problema. Copia e incolla. Così. Mannaggia a me. Keynarò. Sì, attenzione all'N. Alfa int beta, così come da prototipo della funzione. Controlliamo di non fare cavolate, alfa, ok. E poi minval. Update beta, tra l'altro, non è update alfa.
Ro. E qua ricordiamoci l'N. Poi qui. No, l'ho copiato nello stesso punto di prima. Allora, questa è beta alfa. Questa è l'alfa, questa è il beta pruning. E qua dobbiamo metterci l'alfa pruning. Mi metto in confusione. Allora, con calma. Intanto qua ci mettiamo alfa e beta. Questo è beta pruning, quindi update alfa, massimizzo e poi faccio beta pruning. Ok. Qua ci dobbiamo rimettere alfa non in questa posizione ma nell'altra. Alfa in beta. Poi dobbiamo propagare alfa e beta. Poi dobbiamo fare l'update di beta e fare alpha pruning. Ok, con n è ok, questo sembra ok. E qui metterci più nemmeno infinito. Qui. Poi qui. Questo non ci vuole l'alfabeta pruning per il trace normale, quindi fatemi fare un po' di undo. Per ripristinare come era prima. Non si vede l'alfabeta pruning, i vantaggi di un gioco così semplice non si vedono. Anche questo era il bug, e questa era la prima cosa che abbiamo fatto qui. Poi queste cose qui, perfetto. Questo dovrebbe andare bene e ce lo chiudiamo così non ci confondiamo. Rimane questo e facciamo l'ultimo controllo. Max val inizializzo alfa con min, beta con max, va bene. Questi siamo in min val e propaghiamo alfa e beta. Facciamo poi l'update di beta, che siamo in min, e poi facciamo l'alpha pruning. Se abbiamo trovato una cosa più piccola di alfa, ok. Bene. Controlliamo. In min abbiamo trovato qualcosa di piccolo, siamo in max. Vabbè. Qui restituisci direttamente l'utilità, noi praticamente facciamo break e poi restituiamo quello che in quel momento è il massimo, ma equivalente. Non rimane che provare tutto ciò, però con una profondità di gioco a questo punto 5, perché prima non ci eravamo riusciti a usare 5. Proviamo, vediamo se adesso è possibile. Speriamo che non ci siano bug, ce ne accorgeremo. Se gioca bene l'intelligenza artificiale. Ok, beh, intanto ha dato una risposta. L'ha data in occhio un mezzo secondo, prima invece, boh, non si sa, minuti. Quindi la risposta la dà prima. Quindi il pruning è stato fatto. Vai a capire se l'ha fatto bene. E vabbè, io provo a giocare, poi magari faccio fare una partita anche a voi. Allora io la metto qui. Ci metto un po' a pensare. Metto qui. Io sto giocando bene, mi sto impegnando. Devo impedire aia. Mi verrebbe di metterla qui, che sta tentando di fare? Vuole fare, okay, vuole fare il 4. Aia, è troppo tardi. Ma fregato. Faccio giocare a voi. Chi se la sente? Forza, dai, divertiamoci. Dai, ragazzi. Sopra a sinistra la X. Qui? Sì. Perfetto. Poi? Un secondo. Sopra la X. Ok.
In diagonale, sotto, no, no, sì, esatto, lì. No, già mi sa frega. No, sotto la X, quella lì più sopra. Esatto. Eccola. Fregato. Eccola, sì. Ok, vabbè, uno dice, vabbè sì, però è vantaggio perché la griglia è grande e inizia l'intelligenza artificiale. Ebbene, iniziamo noi. Iniziamo noi, quindi abbiamo effettivamente chi inizia ha un vantaggio. Dove la metto? La metta dove l'ha messa prima l'intelligenza artificiale? Ah, e dov'era? Quindi. Sì. Ok. Sì, lì. Qui. Sì. Allora, che vuole fare questo? Che vuole fare, appunto? Manco io lo so. Esatto, lì. Qui. Aspetti un secondo. Allora, fammi ragionare. Allora, sì, lo metto là, c'è la probabilità di fregarlo. Si sta facendo l'albero di gioco a profondità 5. Magari. A destra, non lì, ma quella a destra. Questa. Esatto, sì. Interessante strategia. Allora, un secondo, professore. Notate che lei non sta giocando per vincere, ma sta giocando per difendersi, è in difesa. Quindi effettivamente la strategia che lei sta adottando è buona, perché se lei va in difesa significa che l'attacco sta funzionando. Quindi ottimo, è un bravo giocatore. Io direi di metterla a rombo. Lucio, aspetta un A secondo. rombo. Fammi finire la giocata, Lucio, un secondo, Lucio. Ma in realtà Allora. abbiamo vinto la partita. Basta metterla in alto a destra alla diagonale. Qui? Sì. Abbiamo vinto la partita. Bravi. Esatto. Non è stato facile, perché è intelligente, però la profondità era 5, giusto? Sì. Però complimenti, bravissimi, bravi, veramente bravi. Bravi, Grazie, però se adesso la profondità la metto a 7, le cose si fanno difficili. È la profondità questa? Difficulty n è 7. Ovviamente bisogna aspettare un po'. La metto qui. Vediamo quanto in più bisogna aspettare. Sapete che questo è il primo anno che battono la IA 5? Complimenti. Solo che ho paura che sia ancora un po' troppo. Infatti ci sono altri miglioramenti che si possono fare per diminuire la complessità computazionale. Beh, mi sa che siete stati bravi, complimenti. Mi sa che a 7. Allora, qual è il problema? Che in questo momento io sto usando una CPU innanzitutto, non 4. Infatti io ho 4 CPU, si potrebbe implementare una versione multithread di questa intelligenza artificiale e quindi andare a quadruplicare praticamente la potenza e quindi impiegherà un quarto del tempo di esecuzione. Ora, io non sono in grado di prevedere quanto ci vuole a 7, perché, ripeto, l'anno scorso non l'hanno mai battuta a 5. Però comunque l'idea è quella di magari dare un po' di aiuto all'AI fornendogli più potenza computazionale. Penso che non, anche aspettando, abbiamo aspettato ormai quasi un minuto e credo che non. Magari avrebbe impiegato 2 minuti, non lo so, però già il fatto che non lo so, non possiamo. Su una cosa però volevo sensibilizzarvi. Allora, rimettiamola. Aspetta, possiamo metterla a 6 effettivamente. 6 è, sì, è vero che è un po' pessimista, 6 è ottimista, però comunque è un livello di profondità in più. Vediamo se a 6 ci mette un tempo più gestibile. Intanto la prova che volevo fare è, andiamo nel codice a eliminare il fatto che le vittorie premature pesano più di quelle tardive, e dovremo vedere una I che gioca, che rinuncia a vincere quando può vincere, per poter poi vincere alla fine.
che è un po' il discorso che vi dicevo io ieri della I bastarda. Però siete stati veramente bravi, complimenti. Comunque avete battuto una I a livello 5. Ecco, ok, si può giocare, è fattibile. Dove la metto? Allora, professore, la metta, un secondo, mi dia giusto 10 secondi. La metta, sotto a tutto, dove abbiamo... Esatto, lì. Più la scacchiera si riempie e meno tempo ci vuole per la I, perché ci sono meno mosse, l'albero di gioco è meno profondo in generale, ci sono meno mosse possibili, quindi i tempi di esecuzione più andiamo avanti dovrebbero leggermente decrementare. Ok. Allora, la mette. Allora, ora bisogna passare sulla difensiva, però non c'è miglior attacco che la difesa. Quindi la metta, professore, a fianco la X sulla. Aspetti un secondo, non sto vedendo sulla sinistra, sulla destra. Oh, in basso. Sulla sinistra. Puntate il grafico come quando ogni volta che facciamo una mossa sale e poi quando finisce scende, quindi sta davvero facendo calcoli. Beh, si vede. Ovviamente immaginate di giocare magari via web con un'applicazione che si connette a un server che ha una potenza computazionale molto maggiore della mia, perché questi sono alla fine i campionati, si fanno con delle macchine più corazzate. In quel caso avremmo giocato persino a profondità 7, cosa che invece non siamo stati in grado di fare oggi. Quindi stiamo giocando a difficoltà 6, vediamo chi la spunta. Ahia, io Eccola. la vedo molto brutta. Allora, metà in mezzo tra il 2X. Ecco, partito di nuovo. Poi dopo questo tentativo ne facciamo uno a profondità 5, che è quindi più veloce, però disabilitando il peso diverso delle vittorie, per vedere come si comportano aerei di questo tipo. Ok, professore, la metta lì in difesa assolutissimamente, perché sennò perdiamo. C'è poco da discutere. Ok. Stiamo giocando in difesa, significa che lei ha difficoltà 6. È passata dal difendersi all'attaccare, quindi è un po' più cattiva. E beh, del resto abbiamo aumentato la difficoltà. La vedo sempre più brutta, molto, molto brutta la vedo. Allora, lo metterò là o là. C'è un consiglio nella chat. È persa. Dicono la platea. Vabbè, Probabilmente sì, però proprio. Perdiamo con dignità almeno, dai. professore, la metta, così lui è obbligato poi a metterla là, se no Dove? la metta sopra il primo cerchio della sinistra. No, lì, esatto. Ah, per obbligarlo a inseguirci. Perché così si deve difendere, deve passare la difensiva, quindi Certo. riaumentiamo la probabilità di vittoria di un 10%. Notate una cosa, persino in questo caso in cui la mossa è obbligata, lui ci sta mettendo del tempo. Significa che in questo caso l'alpha pruning perché non sta funzionando? Perché probabilmente, ecco, questa mossa qui non era nel ramo sinistro, ma era in un ramo destro. Perché qua l'alpha pruning è proprio questo. Se c'è una mossa evidentemente buona, falla. Doveva farla subito, ma ci ha messo tempo perché siamo stati sfortunati. Vabbè, era nel ramo destro probabilmente. E vabbè, quindi.
Continuiamo a fregarlo, me la metta lì, esatto, Sì, professore. quindi siamo passati all'attacco. Così abbiamo vinto. Esatto. Wow. Perché o la mette sotto, professore, e io la metto sopra e lo frego. Quindi, Siamo partiti. Armando, mi dispiace il Si messaggio. Armando, mi dispiace il messaggio che hai fatto, ma ho vinto. è arresa. Si è arresa la I. Avete visto dove l'ha messa? Sì. Si è arresa. Bravi, complimenti. Bravissimi. Mamma mia. Bravi, veramente bravi. Pedro è entrato in God mode. Ok, perfetto. Adesso facciamo questo tentativo. Ora ricordate però che la profondità 6 significa una modalità ottimista per la I. Cioè lei ha ragionato in maniera ottimista e sapete che ragionare in maniera ottimista significa che se il giocatore umano è furbo, come è furbo, complimenti a lei che ha giocato, La ringrazio, professore. non ha, la I ha perso. Okay? Però si è dovuto sforzare, no? Non è stato banale. No, no, assolutamente. Verso la fine sono arrivato a fare più o meno quattro tipi di calcoli per vedere. Poi, in effetti, ho trovato il puntino lì debole che è stato obbligarlo a difendersi. E quindi, diciamo che lì piano Ok, piano, però, adesso stavo difficile. proviamo con profondità 5 a proviamo con profondità 5 a vedere in che maniera si comporta lei quando vince. Cioè, io gioco io, Ripeto, non sto giocando bene probabilmente. Beh, ovviamente devi metterla qui. Ok, ovviamente. Quindi, che ne so, qui. Qui. Allora, in questo momento lei ha tantissime possibilità di vittoria, perché se la metto qui, lei potrebbe metterla qui e vincere o qui e vincere. C'ha 3 gradi di libertà. Vabbè, io provo qui. Avete notato che è successo, ragazzi? Io l'ho messa qui. Lei poteva vincere. Ma perché non ha vinto? Perché lei vedeva che questa vittoria e questa vittoria hanno lo stesso peso di magari queste vittorie che arrivano più in là nel gioco. Quindi nel momento in cui non ha un modo per dire una vittoria vale più dell'altra perché arriva prima rispetto a quella che arriva dopo, le cose avvengono un po' a caso. Cioè dipende, la prima vittoria che trova, magari una vittoria che arriva dopo, la prende per buona, le altre le scarta. Capito quello che è successo? Però questo significa che lei è bastarda perché mi sta illudendo di poter recuperare una partita che addirittura quasi ho recuperato. Guarda, proprio mi sta facendo, come dire, mi sta torturando e alla fine vince. Avete capito che intendevo per lei bastarda? Quindi senza quei parametri che abbiamo messo, lei si comporta quasi come a posporre la vittoria il più possibile. E a quel punto però significa che il giocatore umano ha sofferto perché dice ah, ce l'ho fatta e poi ha perso. Ok, si rivede, possiamo fare un altro esempio, ma comunque è abbastanza lampante che il comportamento è questo. Quindi potete attivare la modalità, diciamo, cattiva a seconda di quel parametro. Cioè, adesso sto giocando veramente male. Ok, vabbè, non sempre si comporta così, dipende anche un po' dal caso. Ok? Quindi ripristiniamo questo parametro perché è un ragionamento che abbiamo fatto insieme ed è un ragionamento buono. E beh, che dire ragazzi, complimenti, avete battuto la I, mi viene quasi la voglia ovviamente non adesso, di parallelizzare il codice per farlo funzionare con difficoltà 7. Sarei sorpreso, molto sorpreso se a difficoltà 7 riusciste a sconfiggere questa I. Ok? Comunque complimenti. Però penso che la dimostrazione ha avuto effetto, cioè il giocatore artificiale si sta davvero comportando come un giocatore, con una strategia, a volte di difesa, a volte di attacco, cerca di fregarvi, voi cercate di fregarlo, avete vinto voi, siete stati bravi. Quest'anno vi va tanto di cappello per aver messo in difficoltà la I. Ok? Terminiamo qui la registrazione e anche la lezione.